Salve, benvenuti o bentornati, io sono Salvo e oggi parliamo di tecnologia e parliamo di WeLook. WeLook ci ha mandato questa, diciamo, questa serratura elettrica che ora andiamo a vedere che cosa fa, che cosa riusciamo a fare, e andiamo anche a montare su uno stand e andiamo a vedere come funziona. Già abbiamo visto delle serrature della WeLook nel mio canale e questa è un'altra. Ora andiamo a vedere e vediamo che cosa c'è dentro. Andiamo a fare l'unboxing. Ok ragazzi, a questo punto io vi chiedo di iscrivervi qua sotto, iscrivetevi anche al mio canale Telegram Discussioni, attivate tutte le campanelle, sono anche su Instagram e su Facebook, se volete scrivere sono anche lì. Scusate se c'è questo rumore sottofondo, ma c'è il condizionatore a palla perché ci sono delle temperature infernali in questi giorni. Ragazzi, che dirvi, se volete fare degli abbonamenti qua sotto potete fare degli abbonamenti, se invece volete lasciarmi un grazie, qua sotto ci sono il tasto grazie, super grazie, e io vi ringrazio già da ora. Ragazzi, e ora sigla. Allora ragazzi, andiamo ad aprire il nostro WeLook e andiamo a vedere cosa c'è dentro. Allora, abbiamo la scritta open, quindi penso che dobbiamo tirare questa. Ok. E all'interno abbiamo, vediamo che c'è scritto: please not for reserving. Apriamo e all'interno abbiamo già la garanzia di 5 anni, il manuale del nostro, i nostri manuali del nostro WeLink. Ah, questo qui praticamente, allora questi sono i tag, questa è la nostra serratura che è quella touch, ok, questa invece è il, qua c'è tutta la confezione che contiene un chiavino esagonale, un cacciavite a stella, questo non so che cosa serve, uno spilletto e delle viti e dei grani che poi andiamo a vedere anche che cosa servono, quindi mettiamolo qua, non li perdiamo. All'interno c'è altro? No, non c'è più altro, quindi possiamo andare a posare tutte queste cose. Magari teniamo il manuale in italiano, spagnolo, inglese, francese, italiano, ci abbiamo anche l'italiano, ogni manuale è a se stesso. Ok ragazzi, andiamo a vedere, questa è la serratura. Allora, intanto dobbiamo subito parlare di questa serratura. Ragazzi, come ora state parlando, sì, io metto la serratura, mi aprono casa, mi spaccano la serratura e entrano a casa. No ragazzi, non riusciranno mai ad entrare dentro casa, perché questa serratura, come già abbiamo visto negli altri video, sono fatte così bene che praticamente è difficile andare ad aprirla, molto difficile, e quindi ragazzi, non lo so, secondo me è sicura, è molto sicura, anche perché già anche un ragazzo che nel gruppo Telegram ha montato a casa sua, l'ha montato direttamente sulla porta blindata e non ha avuto mai problemi, ha funzionato sempre bene, perfettamente, su tutto e per tutto, quindi ragazzi state tranquilli, non succede niente, nessuno vi ruberà niente, perché secondo me anzi sono più protette di quelle normali, perché ci vuole uno scienziato per aprire tutto questo. Comunque vi garantisco che non c'è problema ragazzi, sono sicuri al 100%. Vediamo come si apre questo qui, cos'è? Eccolo qua, si apre qua, io già lo stavo rompendo. Allora,
Questo qui, ecco, è un'altra cosa ancora sicura. Quando si scaricano le batterie, dice: è finita la batteria, che cosa facciamo? Non facciamo niente. No, basta mettere un power bank collegato qua su questa porta USB e si rimette in funzione in automatico. Niente, andiamo a vedere che c'è il pomello dove c'è il touch. Qua ci sarà, ci manderà l'iscrizione. E questo è il pomello interno per poter chiudere la nostra serratura, che ora poi andiamo a montare e l'andiamo a vedere. Io ora volevo vedere dove erano le batterie perché volevo attivarle. Quindi per vedere le batterie andiamo a vedere come si apre. È semplicissimo, no? E qua anche è molto semplice. Qua ci fa vedere dove va inserito. La porta deve essere in questa maniera. Comunque ci sono tutte cose. Allora, per le batterie si apre da qua. Dobbiamo staccare questo. Uno e uno, due, no, uno solo ce n'è. Quindi andiamo a prendere il nostro grano, più che grano, il nostro chiavino per il grano. Il grano è questa vite qua, piccolissima. Attenzione, non la perdete perché sennò non vi ho fatto niente. E qua dentro ci dice che ci sono delle batterie. Eccolo qua. E qua vanno tre mini stilo che io ora vado a prendere subito e le mettiamo. Ok, andiamo a inserire le tre batterie. Abbiamo anche il verso, quindi non possiamo nemmeno sbagliare. Così, questa da quest'altra parte. Vi consiglio di mettere batterie alcaline buone. Allora, già lui si collega, però per farlo collegare tutto dobbiamo andare a inserire questo e rimettere il suo piccolo grano al sicuro. Già fa un rumorino quando lo già inserite. Allora, avvitatelo fino in fondo, non forzate perché non c'è bisogno. Ok, ci dice le batterie, vabbè, erano delle batterie già c'avevo, erano scariche, accetting FP, not present FPT. Vabbè, dobbiamo andare a scaricare ora l'app di WinLook. Io dovrei essere già inserito e andiamo a vedere il tutto su questa app e poi andiamo a fare funzionare direttamente, la montiamo direttamente sulla nostra porta. Ok, a dopo. Allora ragazzi, ora andiamo a vedere come si monta questa serratura. Allora, questa qui è una serratura touch, quindi dove può essere inserita in qualche studio dove possiamo andare a registrare i nostri polpastrelli. E quindi non so, in uno studio, una nostra stanza dove non vogliamo che far entrare qualcuno, ma la cosa bella è che possiamo anche inserire quindi dei tag, quindi possiamo anche dare la possibilità di entrare a qualcuno dentro la nostra stanza. E allora, come dicevo prima, la nostra serratura è molto sicura perché è fatta in acciaio, quindi per romperla il ladro ci perderà un po' di tempo, ma dopo che la rompe non penso che possa entrare, quindi penso che sarà un po' anche difficile, anche se tagliate qua o rompete questo, non c'è la possibilità di poter inserire qualche cosa per poter aprire, perché ragazzi, gira a vuoto. Se non è attivato da questo non girerà mai, quindi il ladro sarà proprio bloccato, quindi penso che il ladro andrà a cercare un'altra soluzione per poter entrare, ma non entrerà da qua mai, questo ve lo posso garantire. Ok. Andiamo ora a vedere come si monta direttamente sulla nostra. Qua ci hanno dato un espositore per poter fare una prova e andiamo a vedere come funziona. Metterò la telecamera qua un po' più vicino, così almeno possiamo vedere come funziona veramente. Ok, andiamo. Ok, come prima cosa, quello da fare è andare a smontare il nostro pad. Questo qui dovrebbe essere la maniglia, quella per poter aprire, quindi questa qua è la maniglia dove andrà all'interno, non all'esterno. Ora facciamo finta che questo coso qui,
questa sarà l'esterno e da quest'altra parte sarà l'interno. Non è, sono tutte così le porte, questa dovrebbe essere una serratura di una porta blindata, non so di che cosa sia, però non è proprio così. Quindi andiamo a vedere ora come funziona. Allora andiamo a levare la maniglietta, basta sfilare un poco e si sfila. Abbiamo anche qui una scala graduata. Ora lo spessore di questo qui è molto più sottile, quindi può essere anche molto più largo. Qua siamo intorno ai 3-4 cm, forse anche 5 cm, e ovviamente lo spessore di questo è molto più piccolo. Lo andiamo ad adattare lo stesso, poi vediamo come poter fare. Quindi basta sfilare questo. E un'altra cosa ancora, per inserire batterie dovete disinstallare questa vite qui, come abbiamo già visto sul bancone, per mettere le nostre batterie. Non vi preoccupate se le batterie si scaricano, non succede niente, non resterete mai fuori, anche perché c'è un'uscita, abbiamo qua. Questo qui serve anche per poter, vi faccio vedere pure se possiamo anche allungarlo da qua. Quindi, come dicevo prima, abbiamo due scale graduate, una esternamente e una internamente, quindi possiamo andare a allungare e stringere anche questo qui. Quindi possiamo arrivare anche a 25 cm tutto esteso. Sì, anche 25 cm, no, 25 no, ma saranno almeno un 15 cm ci arriviamo. Quindi se la vostra porta è molto spessa va bene lo stesso, non vi preoccupate. Ovviamente se è troppo corta esistono anche degli adattatori dove fanno uno spessore sulla porta, niente di particolare, li vendono nei nostri e ferramenta, quindi le trovate tranquillamente. Un'altra cosa che non vi ho fatto vedere, praticamente quando mettete le batterie dentro la scatolina c'è anche una vite per poter bloccare tutto. Questo qui, se ci fate caso, invece, se per caso le batterie si scaricano, abbiamo la possibilità di poter mettere un power bank qui, in questo punto qui. Quindi mettiamo il power bank e apriamo la porta, tranquilli, non restate fuori di casa. Ovviamente sempre con il touch, non è che si apre la porta così, e dovete essere anche amministratori per farlo. Quindi andiamo a chiudere, andiamo a mettere il nostro piccolo grano, se per caso lo perdete ce n'è un altro dentro la nostra scatola, e andiamo a chiudere questo. Questa qui è la prima cosa che dobbiamo andare a fare quando facciamo la prima installazione. Ovviamente c'è anche un reset qua sotto, lo possiamo andare a fare anche dopo, basta aprire lo sportellino e troviamo subito il reset. Questo lo andiamo a bloccare e ora andiamo a inserire, spostiamo tutto così non perdiamo niente, andiamo a inserire, dopo aver uscito la nostra serratura da qua, dobbiamo andare a inserire qui lock qua dentro, lo andiamo a inserire e lo facciamo passare direttamente da parte a parte. Ok, allora in questa maniera praticamente gira a vuoto, questa qui sarà la parte dove andrà a farsi, scusate un attimo, ho scordato di bloccarlo anche di qua, vado a bloccare un attimino e ci rivediamo qua. Ok, a questo punto ho bloccato il tutto, abbiamo questa maniglia che è quella interna dove noi possiamo andare ad aprire sempre la nostra porta, ovviamente, e questa qui non fa niente perché deve essere registrata. Allora io già l'ho registrata come prima registrazione. Allora, quando ancora è, diciamo, vergine, in pratica qualsiasi tipo di impronta aprirà tranquillamente la nostra porta. Poi al momento che andiamo a registrare la nostra porta, la nostra maniglia, avrà bisogno di un codice, un touch,
praticamente amministratore, perché se no fino a tre touch amministratori, perché se no non possiamo fare nessun tipo di lavoro, e poi possiamo anche aggiungere o cancellare delle altre impronte digitali o delle altre carte, che ora andiamo anche a vedere come possiamo fare. Allora, io la prima volta già l'ho registrata e andiamo a vedere come fare. Praticamente tenete schiacciato 5 secondi, lui dirà di poter registrare il primo amministratore. Dovete mettere il dito per 3 secondi nel touch, 1, 2, 3, 3 volte dovete tenerlo, ve lo dirà lui stesso. Quindi in questo caso io sono registrato, quindi premerò qua. Mi sblocca la porta, infatti ora posso anche aprire, e ora si sblocca di nuovo, non mi fa aprire di nuovo se io non do il consenso di nuovo. Ok, si è aperto e io posso di nuovo aprire e chiudere. Dopo qualche secondo lui si va a ribloccare, quindi la maniglia gira a vuoto. È ottima questa cosa, ripeto, per questo tipo di serratura, per chi non vuole portarsi chiave dietro. Ci sono altre serrature, come si può vedere qua, non so se riuscite a vederlo. Ci abbiamo la serratura con il touch, questo qui, poi ci abbiamo la serratura con il touch ID, non saprei che cosa sia, forse sarà con la SIM, e poi c'è un'altra ancora che è con la tastiera numerica. Ok, quella con la tastiera numerica è molto consigliato per chi ha un B&B o una casa vacanze e non volete avere dei problemi con il vostro inquilino. Quindi date il numero del touch, scrivete qua il numero sul vostro pad e lui vi aprirà tranquillamente. Quindi questi numeri possono essere cancellati a piacimento quando volete voi, quindi li potete sia cancellare che lasciarli, che poi magari non lo so, date una settimana della vacanza, nel vostro appartamento avete una famiglia che sta per una settimana, dopo una settimana si va a cancellare totalmente il numero e quindi non c'è più problema che qualcuno possa entrare. Comunque andiamo ora a rivedere tutte cose. Ora andiamo direttamente a vedere come funziona il nostro touch. Ok, allora, una volta che avete impostato la vostra, ora è libera, una volta avete impostato la vostra il vostro touch, il vostro dito, l'avete impostato per amministratore, dovete andare a fare questo. Praticamente dovete andare a sbloccare, si sblocca qua, non so se si riesce a vedere, speriamo di sì. Mettete il dito, mi ha detto time out perché avete qualche secondo, quindi riapriamo di nuovo. Ok, si apre e lui mi apre la porta. Ovviamente per fare alcune funzioni, tipo il registrare altri touch, dovete avere sempre il dito del vostro amministratore. Sempre meglio registrarne più di uno, non si può sapere mai. Quindi io per esempio ho fatto come amministratore due dita miei e un altro lo lascerei per un'altra persona, magari vostra moglie. Ok, andiamo ora a registrare, diciamo, un altro dito. Vi faccio vedere una cosa: se io schiaccio e vado a inserire questo dito qui, mi dice fallito, stai sentendo? Vado a registrare ora questo dito qui, questo qua. Quindi aspettiamo, lui si sblocca, è sempre sbloccato, qui non ci apre. Ovviamente se lo faccio da dietro apriamo, perché è sempre libera, quella è quella che va dietro. Teniamo schiacciato 5 secondi la nostra chiave. Ok, mettete il dito del vostro e andate a mettere la seconda funzione, dove vi dice il primo dito. Quindi vado a mettere questo, mi dice di uscire, di reinserire. Ok, ha inserito nel numero 04 il mio dito, perché praticamente i primi tre numeri sono solo per amministratori, quindi partiranno su quattro dita.
Allora, prima non funzionava il mio dito, ora andiamo a vedere se funziona. Quindi clicchiamo. Ok, e mi sblocca la serratura perché io l'ho aperta. Ovviamente in questo caso voglio cancellare questo dito perché mi ricordo che salvo il dito numero 4, lo posso andare anche a cancellare. Quindi che cosa faccio? Tengo sempre 5 secondi schiacciato, mi dice di far registrare, di rimettere il dito dell'amministratore. Fare così, scusate, ok, questo me l'ha sbloccato un attimino solo che lo rifacciamo, aspettando che si sblocca, questo lasciamo così, ok, lui è sbloccato, andiamo a tenere 5 secondi attivo, ok, mette il dito, ok, 1, 2 e 3, possiamo cancellare. Ci dice press 5 secondi si sconfigurazione, andiamo a mettere il dito, la seconda user final delete fint print, praticamente è stato cancellato, praticamente ha cancellato, vediamo se è vero, se l'ha cancellato, not, infatti l'ha cancellato, not recording. In tutti i casi possiamo anche cancellare tramite app. Ora poi andiamo a vedere anche l'app. Possiamo anche registrare delle card che sono queste qui, le possiamo andare a registrare pure. Allora, mettiamo che dobbiamo registrare questa card qui. Che cosa dobbiamo fare? Ovviamente c'è anche codice dietro oppure l'NFC. Andiamo direttamente a sbloccare dopo 5 secondi e convalidare amministratore, andiamo a cercare la card AD card, quindi una volta che aspettiamo dice di mettere la card, nuova card inserita, ok, e aspettiamo che finisce, che tanto ora ci dirà che sarà duplicata, quindi non la possiamo registrare più, già ce l'abbiamo registrata, e aspettiamo che si chiude. Card please, a posto, questa qui la carta l'ha registrata. Ora aspettiamo che chiude. Ok, a questo punto io posso direttamente, invece di farlo col dito, farlo con la card. Ok, mi ha sbloccato. E quindi abbiamo registrato una card. Ora prendiamo una card che non è questa. Ok, andiamo a vedere ora una carta. Questa è la carta quella registrata, quindi vediamo. Ok, è la carta numero 2, quindi avrò un'altra carta ancora e mi apre. Ok, questa qui è la carta che dovrebbe essere non registrata, vediamo se è vero. Undercard e non apre, infatti, vediamo. E non mi apre questa carta. Ovviamente possiamo, io ora ho due carte registrate. Possiamo andarne a cancellare una. Praticamente, se io non voglio più avere questa carta qui perché questa persona non voglio che più entra, uno abbiamo il codice della carta e quindi possiamo anche cancellare dalla nostra app, che è più semplice, quasi può fare pure, e due abbiamo la possibilità di non cancellare tutte le carte, ma solo quella. Quindi, ok, andiamo a cancellare questa. Qui andiamo a premere 5 secondi, ci facciamo autorizzare, ok, andiamo a cancellare delete card, aspettiamo che ci dà la conferma, poggiamo la carta, ok, success, delete card, possiamo cancellare anche l'altro, cancelliamo, premo. Ok, queste qua sono cancellate, abbiamo lasciato solamente una, ok. Aspettate che esce e andiamo a provare se questa carta funziona ancora. Undercard non apre. Proviamo un'altra. Undercard non apre. Questa qui è l'unica carta che dovrebbe aprire. No, tutte cancellate, quindi le ho cancellate tutte. Ok, e queste sono praticamente le carte che ci fanno aprire la nostra porta.
Cosa c'è ancora? Possiamo attivare, ovviamente non ve l'ho detto, ma questo qui funziona tramite Bluetooth, non funziona tramite Wi-Fi. Per farlo funzionare tramite Wi-Fi e quindi di avere scocciature e tutte cose, perché il Bluetooth dobbiamo farlo nelle vicinanze della nostra serratura, c'è la possibilità di poterlo anche fare Wi-Fi. Dovete comprare un box fatto apposta, che è un Wi-Fi box, che serve per poterlo gestire anche da remoto, anche se sono in America e posso aprire e chiudere la porta come voglio io o come vogliamo noi. E ora passiamo direttamente a vedere come poter fare sulla nostra app. Ok ragazzi, allora come state vedendo ci dice anche che sempre siamo da remoto, praticamente abbiamo la possibilità di poter ricambiare le batterie, perché sta finendo le batterie. Io ho fatto apposta così vediamo anche il livello, se c'è oppure no. Comunque vi dà anche degli allarmi. Possiamo direttamente dall'app direttamente qua schiacciare e praticamente va a connettersi alla nostra porta e si va ad aprire. Tra qualche secondo si va a bloccare. Aspettiamo. Ok, e la porta resta bloccata, non si può chiudere ovviamente da dentro, possiamo aprire tranquillamente. Abbiamo qua tante possibilità di poter fare tutto quello che vogliamo, come vi dicevo prima: aggiungere una carta, eliminare la carta, aggiungere delle autorizzazioni. Queste qui possiamo fare delle autorizzazioni. Io per esempio questo qua è la mia email, mi sono anche autoregistrato, ma posso anche cancellare, quindi mi posso cancellare. Ok, possiamo fare qualsiasi cosa, quindi possiamo mettere un nome e registrare anche altre persone, ma non solo. Possiamo anche fare degli accessi con la carta, tipo dargli un tempo. In questo caso il tempo di questa carta è da giorno 30 a giorno 31. Mettiamo, io vado a registrarla, gli dico ok, autorizzazione, vado a prendere la carta e gli vado a posizionare la carta. Ricerca dispositivo, sta andando sul dispositivo, le carte le avevamo cancellate tutte. Ok, carta aggiunta con successo. Quindi se io ora vado, allora questo qua dovrebbe essere sbloccato, ok, se io ora lo vado a bloccare, quindi vado a passare la carta, ok, lui già me l'ha registrata e mi apre. Ok, e abbiamo visto come registra anche la nostra carta, quindi la nostra carta l'ha registrata tranquillamente. Allora facciamo così. Ok, andiamo anche a vedere, allora possiamo anche eliminare la carta. Ora non mi ricordo più qual era la carta, ma penso che possiamo andare a vedere direttamente, scusate un attimo, possiamo anche andare a vedere direttamente la carta. Allora la carta, vediamo se è questa qui, sto andando a cercare il dispositivo. Ok, eliminata carta, quindi se io ora vado qua, clicco e la carta no, non me l'apre. Se invece ne prendiamo un altro, questo qui non so se è registrato, vediamo, ma questa carta non è registrata neanche. Allora questa qua forse sarà registrata, vediamo. Ok, questa carta è registrata, ora la cancelliamo, infatti apre tranquillamente. Ora si sblocca. Ora vado a cancellare quest'altra carta qua. Andiamo su impostazioni, cancelliamo la carta. Ok, ricerca di dispositivo, connessione effettuata. Ok, andiamo a vedere se ora ci apre la carta. Quindi apriamo qui e la carta è stata cancellata con successo. Quindi questa carta qui, se vi ricordate il codice, potete andare a cancellare, perché c'è anche le posizioni delle carte da 4 a 999 carte, quindi potete andare a registrare, quindi potete andare a comprare le altre smart di queste qui. Però se comprate per esempio altre serrature per altre porte, avrete ogni serratura 3 smart card di queste qua, smart lock. Ma comunque si possono trovare anche in commercio anche altre di queste qui, e le dovete sempre fare voi, dovete sempre registrare.
Ok, poi vediamo che cosa c'è ancora. C'è possibilità anche di poterle fare funzionare con dei telecomandi che io no, non ho e quindi non posso farvi vedere. Poi abbiamo cancellazione delle impronte digitali. Da qua possiamo andare a cancellare sempre da 4, 5, 6 fino a 999 codici e impronte digitali. Quindi mettete quello che volete e cancellate direttamente. Ovviamente quando mettete, aggiungiamo una. Andiamo a vedere se possiamo aggiungere utente generale, mettiamo più e gli diciamo di aggiungere. Allora la password qua non si può mettere, che ci vorrebbe il touch, la tastiera, ma non ce l'abbiamo. Aggiungere un'impronta digitale, quindi andiamo a fare qua. Nome utente, dovete mettere qua un nome utente, ci mettiamo, non so, ci mettiamo sempre il nome mio. Ok, e li mettiamo quale posizione. Ovviamente la metterò sulla posizione 4 perché mi pare che ho cancellato tutto, anzi facciamo così, facciamo 5 perché non mi ricordo se l'ho cancellato. Quindi ricordatevi che la posizione 5 sarà in questo caso salvo, sarò io. Oppure possiamo anche cancellare e eliminarla. Ovviamente possiamo aggiungere anche delle carte e possiamo mettere anche il nome, aggiungere il numero di telecomando Bluetooth. Cosa c'è ancora? Passiamo indietro. Blocco PIN qua non lo possiamo mettere perché non abbiamo la tastiera. Possiamo andare a vedere la cronologia e possibilmente anche a cancellarla. Qui vedete tutto quello che è successo in diversi momenti. Scaricare il disco, quindi possiamo scaricare tutto quello che ha memorizzato lui. Possiamo andare qua direttamente, ricerca dispositivo, si va a scaricare tutte cose in memoria. Connessione effettuata e va a scaricare tutto. Ok. Oppure sincronizzare l'ora. Questo, ragazzi, dovete sincronizzare l'ora, ricordatevelo perché è importante, perché sennò quando metterete le vostre impostazioni non funzioneranno mai. Ora c'è qua sopra una. Vediamo che cosa mi dice. Mi dice che Salvo ha aperto la porta. Sì, sono sempre io che ho aperto la porta. Va bene. Ok, invece per quanto riguarda. Allora, qua sotto c'è la dicitura Wi-Fi Box. Praticamente, qua se vi comprate il box del vostro dispositivo potete andare a fare quello che vi ho detto in remoto. Se invece la batteria si scarica totalmente, tranquilli ragazzi, andate qua e c'è anche come l'immagine vi fa vedere direttamente come fare. Aprire questo qui, andare ad aprire. Quindi, in questo caso è aperto. Non sta funzionando, mettere un power bank. In questo caso vi fa vedere come inserire il power bank. Ok, e direttamente dall'app potete andare ad aprire tranquillamente schiacciando questo pulsantino qua. Ed è semplice anche questo. Va aperto la porta, non restate fuori di casa, tranquilli che non ci restate. Poi richiudete il tutto, ovviamente cambiando le batterie. È tutto ok. Va bene. Ovviamente può essere, possiamo farlo funzionare con Alexa e con l'assistente Google, quindi potete anche farlo funzionare così. Quindi dite che di aprire, in questo caso non lo posso fare perché non ce l'ho dietro. Dì lì ad Alexa apri la porta prova, l'ho chiamata prova. Oppure potete andare a vedere se ci sono anche email. Potete registrarvi su email, Discord o WhatsApp. Ci sono qua i permessi di controllo e niente più. Ok, siamo ritornati. Io infatti qua sopra l'ho chiamata prova e basta, non c'è più niente. Ci sono degli aiuti oppure il ripristino di impostazione di fabbrica, ma non ci interessa. Ok. Mi sembra che vi ho spiegato la maggior parte delle cose, quindi dove lo metterei questa chiave qui? Io questa proprio la metterò nella mia stanza, così non possono entrare, non può entrare nessuno. Ma se per caso ci dovesse essere la donna delle pulizie, date una chiave di questa qua che entrerà, che so, dalle 8 di mattina fino all'una.
la chiave sarà convalidata, dopo l'una si cancellerà in automatico, oppure farò mettere, se sono delle persone che lavorano con me, di stretto contatto, li farò fare il touch direttamente e li imposterò col nome loro. Quindi magari se un giorno lo voglio cancellare, posso anche cancellare. Ripeto, sono sicure, sono ottime, anche risolvi tanti problemi di modifiche di impianti e cose varie. E penso che funzionino anche molto bene, perché le sto provando e funzionano. Già ne avevo montata un'altra e funzionava anche bene. Ok, che dire, ringrazio a Willook che ci ha mandato questa serratura, e anche l'espositore della serratura, perché non avevo dove poterlo far vedere, anche perché dentro casa c'è un caldo di quello mai visto. Vi ringrazio anche a voi, siete stati qua con me a vedere questo video. Se vi è piaciuto, vi chiedo di condividere e lasciare un like questo sopra, registratevi qua sotto al mio canale Telegram discussioni, e attivate tutte le campanelle. E qua sotto ci sono degli abbonamenti, se volete fare degli abbonamenti lo potete fare benissimo. Se per caso non volete fare degli abbonamenti ma mi volete lasciare una donazione, c'è sotto il tasto grazie. Io già vi ringrazio da ora, ragazzi, che dirvi, ora a un prossimo video. Ciao, grazie.